Quest'anno ho preparato il primo calendario dell'Avvento per Flavio. Se volete vedere la sua reazione nell'osservare le prime decorazioni di questo Natale, rimanete con noi fino alla fine di questo video. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi giro questo video così in un ambiente un po' più informale. Mi trovo seduta qui sulla penisola della cugina perché sto componendo il calendario dell'Avvento, che sarà tra l'altro il primo calendario dell'Avvento di Flavio. L'anno scorso era troppo piccolo per proporgli il calendario dell'Avvento, anche quest'anno diciamo che è soltanto una piccola miniatura d'uomo, però già è tutto entusiasta di questo Natale, anche perché gli stiamo facendo conoscere attraverso i libri tutti i particolari del Natale, quindi lui sembra contentissimo. Ho deciso quindi di preparargli il calendario dell'Avvento, che devo dire quest'anno non è stato per nulla semplice, perché cercavo un'idea carina, ma anche qualcosa di originale con cui riempirlo. E diciamo che in rete se ne trovano tantissime idee originali per fare un bel calendario dell'Avvento per bambini. Dentro, oltre ai classici cioccolatini, si possono inserire delle piccole attività, dei piccoli disegnini da colorare, delle formine per biscotti. Questa era un'idea che mi sarebbe piaciuta tanto, delle formine per biscotti, per fare poi magari tutti insieme il giorno di Natale i biscottini. Però erano tutte quante delle idee che secondo me non andavano per niente bene per l'età che ha Flavio, perché ancora deve compiere 15 mesi, li compierà la prossima settimana. Alla fine ho deciso che dovevo inserire qualcosa dentro e che, ahimè, doveva essere per forza un giocattolino, però non volevo esagerare perché comunque fino al 24 dicembre 24 regalini mi sarebbe costato quanto un occhio della testa. Non volevo esagerare anche per non farlo stancare all'idea di ricevere sempre regali. Quindi mi sono tenuta un pochino sulla via di mezzo e ho acquistato su Amazon questi piccoli animaletti che si trovavano così all'interno di questa retina. Ops, uno è caduto. Ma torniamo agli animaletti. Vi dicevo, sono dei piccoli animaletti in gomma. Ecco, che fischiettano pure. Sono piccoli, ma non tanto piccoli da poterli ingoiare. Sono carini in gomma, alla fine gli animaletti sono cosine che piacciono tanto ai bambini. Lui ne ha già tanti animaletti a casa, però devo dire che una cosa carina di questa confezione è che all'interno si trovano degli animaletti che sono un po' meno diffusi, tipo la gallina, il polipo. Sono carini, mi hanno soddisfatto. Se volete acquistarli anche voi, giù nell'info box vi lascio il link, e credo che rispetto a quando pubblicherò il video fate anche in tempo, se volete mandarli a prendere da inserirli all'interno del calendario dell'Avvento, perché avevano una spedizione velocissima. E quindi ho acquistato questo da inserire dentro il calendario dell'Avvento. Ma come ho fatto il calendario dell'Avvento? Ho acquistato sempre su Amazon queste piccole casette, che sono, in realtà arrivano tutte quante smontate così, e vanno montate. Io già le ho iniziate a montare, ma devo ancora montarle, ma devo ancora completare. E arrivano anche i pezzetti di spago per cucirli, quindi sono state adatte per contenere il giochino, che non è piccolissimo, neanche grande, di media dimensione. Qua dentro è entrato benissimo, e poi dentro ho inserito anche un cioccolatino per me ed uno per mio marito. Non era fondamentale mettere i cioccolatini per noi, lo so, però voglio dare l'idea a Flavio di capire appunto quale sia questa tradizione del calendario dell'Avvento, che dentro c'è una cosina per tutti quanti noi. C'è proprio come il significato, è quello di condividerla tutta insieme, questa tradizione. L'idea iniziale con queste casette era quella di comporre un piccolo villaggio natalizio. Infatti avevo anche acquistato dei piccoli alberelli di Natale che sono graziosi, non ho voluto poi restituire al negozio e cambiarli con altro, perché comunque voglio usarli per qualcos'altro. L'idea era quella di fare appunto un piccolo villaggio, mettere tutti questi alberelli, un piccolo pupazzetto di neve. Poi però ho pensato, ma se ogni mattina do una di queste casette a Flavio, e ovviamente dandogliela in mano lui la vuole toccare, non mi sembra giusto dirgli no, no, la rovini, la rovini. E così ho pensato che se le casette si sgualcivano mi rimaneva poi questo piccolo villaggio
una schifezza fino al giorno 24, quindi ho detto no, devo inventarmi qualcos'altro. E mi sono inventata qualcos'altro, ho detto ma se tutte queste casette le appendessi, bene, dove le appendo? Ho pensato che le possiamo appendere per come è fatta la nostra inferriata della scala che porta dal piano di sotto al piano di sopra, potevo appunto appendere tutte queste casette e prenderne una ogni mattina quando si alza e veniamo sopra in cucina. Quindi sono dovuta partire prima dall'addobbare la scala, che è una cosa che in 8 anni non c'era mai riuscita bene a me o mio marito, è venuta sempre malissimo, addobbata la scala, l'abbiamo sempre lasciata per ultimo quando eravamo troppo stanchi e quindi poi non ci ha soddisfatti. Quindi quest'anno ho detto a mio marito, piuttosto che addobbare tutta quanta la casa l'ultima domenica di novembre come abbiamo sempre fatto, iniziamo per tutta la settimana e completiamo poi con l'ultima domenica di novembre con l'albero di Natale, in modo che arriviamo più riposati. E così è stato, ho quindi addobbato la scala, quest'anno è tutto merito mio perché gli altri anni non ho fatto niente per la scala, per la ringhiera, quindi quest'anno l'ho decorata tutta quanta io e ovviamente è venuta benissimo. E mio marito appena vedrà questo video avrà da ridire. E quindi ho addobbato la scala e infine ho fatto tutte le casette, le ho prima montate, ho messo dentro cioccolatino, animaletto e adesso le appenderemo tutte quante nella scala. Tutte le attività natalizie di quest'anno sono finalizzate a vedere lo stupore di Flavio, quindi vediamo poi anche lui un pochino cosa dirà. Ha già visto la scala addobbata, ha detto che quindi ha approvato, gli piace la scala. Quindi finiamo ora tutto quanto, vi faccio vedere un pochino nel video tutto come è venuto. Per prima cosa ho sistemato la ghirlandina prima di appenderla nell'inferriata, l'ho decorata con tutte quante le luci. Dopo averla decorata, sono andata nell'inferriata e ho cercato di fissarla nel modo più preciso possibile, cercando di far seguire il disegno appunto dell'inferriata. Dopo averla fissata per tutta la lunghezza delle scale, l'ho decorata con palline rosse e dorate ed alcuni fiocchetti. Dopo aver allestito tutta la scala, sono passata alla preparazione del calendario dell'Avvento. Ho montato le casette una ad una e dentro ho inserito uno dei giochini in gomma. Insieme ai giochini in gomma ho messo anche un piccolo cioccolatino, uno per me ed uno per mio marito. E così ho fatto per tutte quante le altre casette. Adesso non mi era rimasto che appendere le casette sotto la ghirlanda nelle scale.
Che ne dite? Vi piace l'effetto del mio calendario dell'avvento? Era il video di apertura di questa stagione natalizia, ce ne saranno tanti altri, sto preparando tanti altri video a tema Natale, come ho detto l'altra volta, tanti video sono dedicati alla condivisione insieme ai bambini, non sono esclusivamente per bambini, ma i bambini, quelli un po' più grandetti, soprattutto di Flavio, possono darvi una mano. E io adoro il Natale, quindi come sempre pubblicherò diversi video, quindi se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia lasciatemi sotto un like. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me fino alla fine del video e che dirvi, vi aspetto tra pochissimissimi giorni con un nuovo video dedicato a Natale. Ci vediamo prestissimo, ciao! Guarda, guarda, guarda le casette! Bello, aspetta, tieni così.